Fratelli e sorelle Bianconeri, buongiorno. Ieri sera Sinisa Mihajlovic ci ha dato a tutti noi una lezione, una grandissima lezione. Ci ha fatto sentire piccoli così. Noi con i nostri problemi quotidiani, con le nostre psicosi, con le nostre ripicche tra fazioni avversarie, di tifoserie, eccetera, eccetera. Lui ci ha fatto sentire piccoli così, col suo enorme coraggio. Questo guerriero, come si è presentato ieri a sorpresa al Bentegodi, segnato dalla malattia e dalla chemio, con la sua mascherina, ci ha fatto sentire piccoli. Io personalmente mi sono sentito piccolo così, di fronte a un tale gigante di coraggio. Veramente, tutti noi dobbiamo fare solo un applauso a questa grandissima persona, questo grandissimo guerriero. E la cosa bellissima di ieri è stato non tanto l'applauso dei tifosi del Bologna, ma quello dei tifosi del Verona, tifosi avversari che si stringono intorno a lui e applaudono come dovremmo fare tutti noi. E questo, signore, alla fine è il bello del calcio. Calcio che oramai riserva tante cose brutte, il calcio è diventato business, l'odio, il razzismo tra le fazioni avversarie. Ebbene, il calcio ogni tanto ci regala queste cose. La squadra avversaria che applaude l'allenatore. E come fu per Astori, che il mondo del calcio si strinse unanime, applaudendo. Questo è il bello del calcio. Quello che vogliamo dal calcio, che le squadre avversarie, le tifoserie avversarie, si stringono nell'abbraccio a questo guerriero in una situazione così. Questo è quello che ci piace del calcio e quello che ci piace Sinisa Mihajlovic. Grande guerriero, sono convinto che ce la farai, perché c'hai due marroni grossi così qua sotto. Ragazzi, fino alla fine, forza Juve!